Il mio rapporto con la tessitura nasce quando mia mamma ha iniziato a portarmi in negozio con lei in questa sua bottega dove aveva il grande telaio, il piccolo telaio, il minuscolo telaio e mi ha fatto lavorare appunto su delle piccole scatole. Le scatole non mi piacevano molto a me, allora mi ha preso una piccola cornice che era comunque lo stesso meccanismo delle scatole, che si potevano realizzare solo dei piccoli pezzi quadrati. E ogni giorno praticamente, ogni volta che andavamo su in questa bottega insieme con lei, mi faceva realizzare dei quadratini sempre di colori diversi, ogni volta mi faceva scegliere dei fili che mi ispiravano di più. Fatti tanti quadratini, mi ero anche un po' stufata di fare questi quadrati. Poi me li ha uniti insieme, come dire, guarda che con un pezzo piccolo fatto ogni tanto sei riuscita a fare una cosa grande. Non so, non era come una copertina, ma grande quanto una piccola coperta. E quindi, visto quello, mi sono non emozionata, ma mi sono, come si dice? Orgogliosa. Ah, mi sono sentita orgogliosa perché l'avevo fatto io, cioè ero piccola, ma ero riuscita a creare davvero qualcosa di utilizzabile, che non era solo un gioco, solo un passatempo, solo. E quindi, dopo la prima realizzazione gli ho detto: mamma, mi insegni a lavorare su questi telai più grandi, che così posso fare delle sciarpe per le mie compagne, posso fare le sciarpe per le bambole, posso fare delle piccole borsette per le. Abbiamo fatto degli astucci, abbiamo fatto un sacco di cose. E da lì ho detto: ok, con il telaio non sto producendo solo una stoffa, non sto facendo passare il mio tempo perché sennò che pizza in negozio o nella bottega lì devo far passare il tempo in un qualche modo. Allora ho iniziato a tessere su questi telai qui, il tempo è passato, ho realizzato un sacco di cose e sono arrivata a rubare i telai sempre più grandi a mia mamma. Mi ha insegnato sempre i passaggi, ogni telaio c'era un grado di difficoltà in più, diciamo, e mi è piaciuto molto che anche solo la differenza di due colori, di due intrecci diversi possono stravolgerti il risultato alla fine. Poi dopo ho iniziato con la mamma ad andare in dei mercati medievali in cui loro chiedevano solo di far vedere delle dimostrazioni come si tesse. In uno di questi mercati ho incontrato una signora che filava, ma una signora proprio una vecchietta molto carina che mi ha regalato un fuso di legno come quelli vecchi. E poi mi ha dato un ciuffo di lana di pecora tutta pettinata, tutta cardata, e mi ha insegnato appunto la torsione del filo manualmente, senza neanche il filarino. Mi ha insegnato quello lì e io ho iniziato anche a saper filare. Io sono diversa rispetto a mia madre perché comunque lei è molto artista, è artistica e creativa. Io non ho questo lato, non ho inventiva, ho molto poco inventiva. Sono molto tinta unica, quindi io le cose le devo vedere lisce, se devo fare dei disegni devono essere non ritmici, ma come si dice, Simmetrici. simmetrici. E deve essere tutto molto schematico, anche quando faccio per l'ordito, lei mette i colori a caso, cioè non a caso, è per dire, mette dei colori che in varie tonalità ti fanno magari la sfumatura. Io se non ho i fili contati tutti delle stesse misure, magari per fare lo stesso, e ce n'è uno che viene più largo. Il bello di mia mamma è che fa queste cose e vengono sempre benissimo. Quando io mi metto a fare deve essere tutto schematico e devo essere tranquilla e sicura che mi ritorni il numero dei fili che sono sul telaio, deve tornare nel numero, quindi della divisione dei colori che io penso di utilizzare. E la diversità è che io riesco magari, mi metto lì, dico oggi voglio riuscire a fare questo e quest'altro, quindi posso stare 10, 12, 15, 16 ore sul telaio che a me passa il tempo e mi ricordo che devo mangiare, devo tornare magari a fare. E sì, volevo farlo diventare il mio lavoro perché se stessi lì 12 ore al giorno le passerei felicissima e non mi renderei conto della fatica del lavoro, perché comunque ora questo telaio qui non ti
non è faticoso lavorarlo, ma i telai grandi comunque inizi a diventare mezzo culturista perché ti fa venire proprio le spalle grosse perché sono i muscoli delle braccia che nel tenerle sempre a una certa... e nulla.